Buongiorno e benvenuti all'edicola di TRM H24. Guardiamo insieme i principali giornali cominciando dai titoli nazionali. Apriamo subito con Repubblica che in apertura appunto ha il rapporto sullo Stato di diritto dell'Unione Europea. L'UE boccia l'Italia, ecco il dossier che Ursula von der Leyen aveva tenuto nel cassetto. Allarme della Commissione per le riforme del governo, le preoccupazioni maggiori per il premierato, le limitazioni alla stampa e la cancellazione delle norme anticorruzione. Altre difficoltà, le carceri scoppiano, capienza al 130% del mastro, colpa degli stranieri. Sempre in apertura, l'aggressione al cronista della stampa a Torino. La russa giustifica il pestaggio, il cronista non si è dichiarato. Il taglio centrale è dedicato invece al crollo alle vele di Scampia, tragedia alle vele, 2 morti e 13 feriti. Di spalla invece si parla della politica americana di Joe Biden che si è ritirato della corsa alla Casa Bianca e quindi si parla appunto della sua vicepresidente Kamala Harris. Trump truffatore e predatore sessuale e poi una nota sulla speranza dei democratici. Il piede invece è dedicato alla difesa, Superjet, Tempest, gelo inglese, a rischio l'accordo con Roma, poi spazio all'indagine del Censis nella hit degli Atenei, Padova è leader e sorpassa Bologna e poi ancora una notizia di spettacoli, il nuovo film a Venezia, Amos Gitai, i miei maestri Einstein e Freud. Passiamo invece adesso al Corriere della Sera. In apertura, ancora una volta, morte e rabbia a Scampia. Il ballatoio con i lavori, qui vibra tutto. Un gruppo di sfollati occupa i locali dell'università. Crollo alle vele, le vittime sono una zia e il nipote, gravissime 2 bimbe. Si parla ancora anche di politica americana, Harris in corsa, primo sorpasso nei sondaggi, spari a Trump, se ne va la direttrice degli 007. E poi sulla convention e i parallelismi, gli scontri del 68 e il caos di oggi, invece c'è anche spazio appunto per l'ex sindaco di Bari Antonio De Cario, che è stato appunto nominato alla Commissione Ambiente come presidente, commissioni e le nomine UE, De Caro, Tridico, i ruoli per l'Italia. Di spalla si parla di Rai, in Viale Mazzini, Rai, soldi, lascia la presidenza, motivi privati, passa alla BBC. E ancora si parla di clima con il dossier e le città, Roma senza gelo, Milano da 21 a 71 le notti tropicali. Invece il piede è dedicato al tradizionale caffè di Massimo Gramellini, Casa Sinner. Adesso passiamo ai giornali locali, cominciamo appunto con la Gazzetta del Mezzogiorno. Tutti i giornali locali oggi aprono sulla notizia del giorno, ossia sulla bocciatura della legge regionale che avrebbe dovuto introdurre il trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali. La Gazzetta del Mezzogiorno parla di guerra legale, autonomia, la Regione Puglia pronta al ricorso diretto alla Consulta e decade appunto la legge sul TFM. Poi c'è l'analisi di Federico Pirro, ma il PIL pugliese non può essere un numero di magia. E di spalla si parla di cronaca con Cutro, la strage dei migranti, negligenze nei soccorsi, le accuse a 6 militari, pure un tarantino. Ancora di spalla si parla dell'ospedale Covid in fiera a Bari, ospedale Covid, l'impresa ora chiede altri 4 milioni, la Regione si oppone, ci sarà una perizia. Ultima notizia di cronaca di spalla, si torna sulla morte del ragazzo al quartiere Iapigia di Bari, il centauro 21enne sarebbe stato ucciso da una moto pirata, l'appello della madre, niente omertà. Il taglio centrale invece è dedicato alla ZES unica. ZES unica, appunto, ecco il grande bluff, credito d'imposta, pochi fondi. Il caso appunto riguarda l'allarme delle imprese, fitto rivedere i dati. Il piede invece è dedicato all'alta velocità, Bari-Napoli si scava la maxi galleria nel 2025, collegamenti più veloci tra le due città. E poi notizie dalle province, tragedia Margherita di Savoia, un 16enne inghiottito dalle onde e poi usura ed estorsioni in stile mafioso, alla terza scattano 9 condanne. Infine San Pietro Vernotico, le minacce del boss lanciate dal carcere su TikTok. Vediamo adesso il dorso locale del Corriere del Mezzogiorno.
Ancora una volta si parla del TFM bocciato in regione, addio al bonus bufera in aula, bocciato il trattamento di fine mandato per i consiglieri Emiliano, noi rispettosi. Tensione per la decisione di procedere col voto segreto, passa la legge contro l'autonomia. E poi appunto un commento di Sergio Lorusso, il turismo non può bastare, Bari riscopra la sua identità. Di spalla parliamo invece, torniamo sulle polemiche tra Briatore e la Puglia. Briatore sbaglia, da noi si paga per il silenzio. Si torna anche sulla tragedia di Margherita di Savoia, appunto tragedia al mare, annega un sedicenne, altri quattro in ospedale, erano tutti in gita. Il piede è invece dedicato al dossier clima, il clima che verrà Puglia come la Tunisia, e poi spazio anche per Taranto con West Nile, ricoverata una donna. Il taglio centrale è invece appunto riguarda la spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove appunto ieri sono stati introdotti gli armadietti per evitare i furti. Pane e Pomodoro, armadietti, porta valori contro i furti. E poi ancora ultima notizia, la base aerea Stormo di Gioia del Colle, cambio al vertice. Passiamo adesso alla edizione barese della Repubblica, ancora una volta si parla del TFM, regione assegno bocciato, così hanno tentato il blitz, un'inedita alleanza tra consiglieri di Forza Italia e Dem stava portando all'approvazione del trattamento di fine mandato a carico dei cittadini, poi la maggioranza ci ha ripensato. E poi c'è un retroscena che arriva da Roma, il PD a Roma minaccia di ritirare tutti, il voto non è un tabù, poi si parla appunto del provvedimento sul l'autonomia differenziata, l'ok della Puglia al referendum e c'è l'immediata esecutività. Il taglio centrale è ancora una volta dedicato al 21enne morto a Japigia, caccia a una moto bianca in fuga, così è morto Giovanni a 21 anni. Di spalla si parla del comune di Bari, mense a scuola, nuovo esame, saranno riviste le offerte, poi spazio per l'economia, i primi 50 anni di Veronico, l'ambiente come missione. E poi invece il piede dedicato alla cultura, scene minimal, note piene, così Handel brilla con i fiati. Passiamo adesso al quotidiano di Bari. Ancora sul TFM, il Consiglio cancella la proposta di legge sul TFM, avrebbe assegnato 35.000 euro a ciascun consigliere, Fratelli d'Italia Puglia, abbiamo costretto Emiliano a bocciarla. Ancora sul comune di Bari, il calvario del servizio mensa tra ritardi e sentenze, da più di un mese la decisione dei giudici di annullare l'appalto alla Disa, ma tutto è ancora fermo. Poi ci sono notizie dalla regione, Pentassuglia, nuovi bandi per le infrastrutture di pesca e poi Castellana, turista scivola nelle grotte salvato da pompieri e 118 e a Margherita di Savoia il bagnino ho fatto il possibile, la capitaneria di Porto indaga sulla morte di un ragazzino. Spazio ancora per il comune di Bari, tra i lasciti più scomodi di De Caro a Leccese c'è l'inattuato e inutile decentramento, ma il neoprimo cittadino dovrebbe forse porsi più nel ruolo di sindaco metropolitano che soltanto di capo dell'amministrazione. Infine, cultura e spettacoli da Antonacci a De Gregori, l'estate del The Best Music Festival al Castello di Barletta. Diamo uno sguardo adesso all'edicola. Ancora una volta si parla di TFM, Puglia, consiglieri a bocca asciutta, in apertura niente regalino da 35.000 euro. Il disegno di legge per reintrodurre l'assegno viene bocciato durante una seduta ad alta tensione. Il taglio è dedicato alla ZES unica, imprese del sud beffate, il credito d'imposta non supera il 17%. Di spalla spazio Alex Silva, Urso via l'iter per individuare il socio privato e poi autonomia via libera al referendum. Si parla ancora di De Caro che dice ora avanti sul Green Deal dall'Europa e poi infine l'allarme dello Svimez, divari più ampi, colpa del gelo demografico. Passiamo allo sport, con l'edicola dello sport c'è il nuovo appunto acquisto del Bari, Novakovic più Lasagna, il nuovo attacco del Bari e il patto tecnico-società.
Ancora Lega Pro, la nuova coppia Cuppone Gagliano per il Cerignola, poi Pallamano Serie A Gold, la prima in casa per i campioni d'Italia del Fasano, e poi torniamo al calcio Serie A, Lecce dopo 3 mesi Banda torna in gruppo. Quotidiano di Foggia, parla il procuratore di Bari Roberto Rossi, la mafia foggiana subirà colpi durissimi, si rafforza la collaborazione per la legalità sul modello Foggia, vertice in prefettura per un accordo di prevenzione antimafia. Il taglio centrale, quartieri, controlli, mercati, il report di Frattarolo in attesa del piano del commercio, incontro dell'assessore sull'attività svolta, focus su zona ferrovia. Nel taglio della regione è emanato il regolamento del nuovo piano faunistico venatorio. Infine, il principale giornale economico italiano, il Sole 24 Ore, si parla appunto di entrate dello Stato in apertura, entrate boom, niente manovra bis. Nel 2024 corrono le tasse, 16,44 miliardi in più da IRPEF e IRES, mentre cala l'IVA. Decisivi anche gli incassi extra tributari saliti di oltre 10 miliardi, grazie a 24,4 miliardi extra sfuma l'ipotesi di correggere subito i conti pubblici. E infine si parla di Amazon, maxi sequestro e accuse di frode fiscale. La nostra edicola termina qui, arrivederci alle prossime edizioni.